Buongiorno a tutti, io mi sono appena svegliata, adesso faccio colazione, dopo portiamo in giro Frankie e andiamo a prendere due cose perché devo andare via per 4 giorni. Scusate i capelli, vabbè, ci becchiamo tra 2 secondi. Eccomi qua, allora sto guardando un documentario sugli elefanti, caffè e acqua stamattina, non mangio niente di particolare, sta cadendo tutto il caffè fuori. Anche voi usate il manico per mescolare. Io ho visto fare questa cosa qua in televisione e anche da Tony Tubo e quindi niente, ho deciso di, cioè è più comodo. Mastico lo zucchero. Come saprete, io prendo lo zucchero con il caffè, non il caffè con lo zucchero. Stamattina mi è venuto a svegliare alle 8, Frankie. Adesso sono le 9. Ho fatto la doccia. Ho prendo, li metto il guinzaglio. Anzi, vi faccio vedere una cosa. Ho deciso di prima andare a fare la spesa e poi dopo portare via Frankie. Perché uno adesso sta dormendo. Due, lui è uno che ho paura che me lo portano via, in poche parole, ecco. Diciamo così. Quindi niente, adesso andiamo a fare la spesa e lo porto via Frankie. Come qua, ho finito adesso di fare. Sono tornata a casa adesso da fare la spesa. Allora, ho speso 14,52 euro. Fermo immagine. Ho preso anche dei dolci perché devo andare via 4 giorni. In teoria dovrebbero farmi dei dolci per far colazione, ma io che sono molto difficile sui dolci, sapete un po', prevenire è meglio che curare, no? Allora, partiamo dai dolci. 6 crostatine alla crema di cacao. Come ripeto, prevenire è sempre meglio che curare. E due. Questi qui, insomma, senza tè, sono solo Nutella e grissini. Sfatiamo il mito che la Nutella viene fatta con gli animali morti. L'unico grasso animale che ci può essere è quello del latte. Poi ho preso delle lamette, precisamente sono 20 lamette, per il prezzo di, allora, partiamo un attimo, la crostatina l'ho pagata 99 centesimi. Rasoio Bilama Extra, scritto uomo ma in realtà io le uso per depilarmi, 3,99. Poi ci sono questi alla Nutella che costano 1,49. Pesto alla genovese l'ho pagato, mi sembra 1,59 euro, se non sbaglio. 4 costolette di soia che me le mangerò io, le ho pagate 2,99, perché io oggi mi mangerò due costolette a pranzo e due a cena, mentre siccome viene il mio ragazzo e mia mamma a cena, loro gli faccio la pasta all'uovo, che l'ho pagata, scusate, 99 centesimi, 500 grammi. Sono gli spaghettoni quelli grossi. E poi l'unica cosa, l'ultima cosa che è rimasta è il dentifricio che me lo porterò dietro. 100 ml di dentifricio. Adesso andiamo ad aprire. Di solito uso quelli della menta, ho detto, ma non ce l'avevano e mi serve un dentifricio. È così. Con fluoro zinco citrato aiuta a contrastare la sensibilità di dente e gengive. Bene, perché sono molto sensibile.
i denti, sono i denti, quindi insomma, cioè, ha le gengive molto sensibili, quindi meglio, speriamo faccia effetto. Adesso andiamo a preparare la borsa per partire. E, io mi devo anche cambiare i pantaloni, perché questi pantaloni mi sono accorta che si stanno rompendo. Beh, non è che si sono rotti, però si stanno sfilacciando dei filetti e quindi niente, non me la sento di andare in giro con dei pantaloni così. Allora, adesso la roba da mangiare che da portare via la lascio di sotto, vi spiegherò perché dopo. Allora, cominciamo. Gel. Poi alcune cose le ho di sotto, quindi dopo le... Deodorante, profumo, shampoo, anzi no, facciamo così qua, non l'ho fatto l'altra volta, qua c'era questa roba qui e basta, esatto, perché mi devo ricordare, aspetta, mi devo ricordare come l'avevo fatta l'altra volta. Allora, qua ci avevo messo il fondotinta e tutto il resto, qua ci avevo messo, ok. Allora, qui nel taschino qui di lato ci metto profumo, deodorante, spazzola e, allora, queste sono 4, 5, ok. Mi chiedo però loro dove siano finiti, perché ci metto anche le mie lenti a contatto, io ho una gradazione diversa rispetto a questo, cioè quest'occhio qua mi manca un po' di meno, questo qua mi manca un po' di più, ecco, diciamo così. Quindi allora le lenti le mettiamo qua, poi direi che ci posso mettere anche questo profumo qui, la mucchina ce l'ho di sotto, la possiamo mettere qua. Cominciamo con Reggiseno, mutande, due paio, no, sono più in realtà, però adesso piano piano che le trovo gliele metto. Che allora le mutande le metto qui, nella tasca qua aperta, e dall'altra parte ovviamente qua ci metto i reggiseni e i calzettini, perché ho preso su, prendo, ho tirato fuori all'incirca 4 paia di mutande e 2 reggiseni, quindi... E le mutande le ho messe tutte. Calzini. Facciamo solo calzini bianchi, va? Facciamo così. Allora. Vabbè, questi non sono proprio bianchi, però questi due qua sì, dai. Quindi 3 paia di calzini. Reggiseno ancora. Calzini potrei metterli qui davanti. Ah, qua ci sono ancora delle altre mutande dall'altra volta. Vabbè. Facciamo che allora tiro fuori 2 mutande da di qua e metto queste qua. Questa no, però. Facciamo così. Ecco. E qua ci metto i 3 calzini. Qua non c'è niente, ok. C'è un altro reggiseno anche. Infatti mi sembrava che non fossero 2 quando li avevo contati, erano 2, ma in realtà sono 3. Allora, adesso cominciamo con il vestiario. Jeans, taglia 32. E questo è per chi dice che io sono grossa. Aspettate. Ok, canottiera, le canottiere sono 2, sono sicura, ecco, infatti sono 2, canottiera e canottiera, ai jeans sono 2 paia di jeans, quindi sono 2 maglie e 2 paia di jeans, in realtà sono 2 maglioni, però questa devo anche piegare,
si è spiegata tutta. Se non ci sta questa qui preferisco mettere quella alla rosa, ma credo ci stia. Sì. Facciamo una bella cosa, facciamo che prendo su anche sta borsella qua, perché così questi me li cavo dal mezzo, così ci sta un pochino più di roba. Quindi, vabbè, questi qui posso tenerli qua, non è un problema. Un altro paio di pantaloni. Un'altra maglia. Io faccio sempre una borsa per l'esercito, dice mio babbo, quando devo andare via, ma preferisco avere della roba in più che della roba in meno. Ok. Spazzolino è in bagno, lo devo andare a prendere, prima si può mettere, lo ne metto un po', intanto che ci sono, credo che andare a posto. Ok, qui questa è fatta. Adesso mi serve una cosa, vado a prenderla e poi dopo torno. Allora possiamo riprendere. Spazzolino nuovo. Nuovo, insomma, ha 2 giorni di vita e questo è uno. Queste sono le mutande che non prendo su. Allora, ho preso. Sono andato a prendere. Eccola, e qua ci sono i miei trucchi, quindi fondotinta vari, cosa per darmi il fondotinta, matita, insomma, quello che già avete visto e rivisto. Qui, questi sono i trucchi che uso in borsa in caso di evenienza. Adesso dobbiamo passare a questa sportina qua. Ho preso un sacchetto perché qui dentro ci metto le mie ciabatte. Queste sono le mie ciabatte, così non mi sporcano il telo da bagno. Qui c'è il telo da bagno. Così non me lo sporcano. Poi ci metto questo. E niente. Allora adesso io mi cambio i pantaloni che si stanno rompendo qua in mezzo e poi dopo portiamo in giro Frankie perché devo portare una cosa a una persona speciale. Ah, ci eravamo dimenticati di una cosa, ci eravamo dimenticati. Anzi, mi ero dimenticata. Il pigiama. Adesso il pigiama lo metto sempre dentro la sportina verde perché tanto la mia borsa, l'altra borsa che ho fatto è piena, quindi qui c'è il telo mare, c'è il telo quello per asciugarmi, ma comunque questo qui appena, insomma, appena mi cambio lo metto lì dentro, non è un problema. Dopo dovrò prendere su anche la sportina per i panni sporchi, quella. Prendo su una sportina e la metto dentro. Ok. Pigiama. Dovrei averlo piegato. E adesso noi lo rimettiamo qua. Allora. Adesso le porto giù le borse, poi dopo ritorno su che devo prendere giù un'altra cosa. Altre cose devo prendere. Cosa prendo su? Prendo su la sportina dove ci sono dentro le calze. Una la porterò a mia nipote adesso,
dopo pranzo, mentre l'altra, le altre due, me le porto dietro, una è per il mio ragazzo, una è per me, e qui ci metterò anche dentro le cose per fare la colazione che ho preso prima. Ok? Ci becchiamo 18. Allora, qui dentro c'è questa calza, che è la mia, quindi la posso lasciare qui dentro. C'è questa che adesso andrà mia nipote. Sono usciti due cioccolatini. Vabbè, adesso li rimetto dentro. Non è un problema. Tre, sono usciti tutti e tre i cioccolatini, vabbè. E poi c'è questa qua che è per il mio ragazzo, che adesso gliela tengo lì dentro. L'ho fatta io, queste due carte qua, l'ho fatta vedere in un video, credo. Mentre questa qui me la sono presa già fatta della Juve. Allora, qui dentro, questa dove ci sono le due calze, ci vado a mettere questo e uno di questi. Dico uno perché l'altro me lo mangio. Lo mangio adesso. Sono golosa, non me ne vergogno. Adesso, intanto che faccio, mangio questo snack, mi cucino le cotolette di soia, porto in giro Frankie. Comunque penso che ve lo faccio vedere nel video. Ah, devo tirare fuori la sportina per i panni sporchi, quella non è un problema. Mi prenderò su anche la lampada che mi ha regalato il mio ragazzo, perché ho piacere di portarmela su, in poche parole. Quindi adesso, comunque lo vedrete adesso. Non so quanto durerà questo vlog, ma o in questo vlog o in un futuro vlog lo vedrete, ecco. Sono riuscita a mettere il pigiama nella borsa nera. Adesso tiro fuori la sportina per i panni sporchi. Questo direi che è quella giusta, perché qui dentro ci metterò anche appunto il tablet e la lampadina. Ok, adesso no, però li userò, però comunque alla fine li metterò qui. Allora, ci sono, l'importante è che ci sia, sì, lo specchietto c'è. Questo qua che vi ho fatto vedere anche in video, che si illumina. Poi, ovviamente dopo ci andrò a mettere questo caricabatterie qui, adesso no perché mi serve. Il caricabatterie dell'iPad glielo posso già andare a infilare. No, perché lo sto usando per caricare il telefono, me ne sono accorta adesso. E vabbè, comunque dopo alla fine, sì, ho rimasto da infilare due caricabatterie. E questa sarà la busta, che anche questa andrà qui. Adesso mi cuocio da mangiare, tanto Frankie è ancora là che dorme, e prima è uscito un attimo qua a fare le sue cose, e poi dopo, scusate se ero in piedi, e vabbè, comunque adesso vi faccio vedere quello che mangio, tanto ve l'ho già detto, però ve lo faccio anche vedere. Ciao! Questo è il mio pranzo. Cotolette di soia, acqua e vabbè, forchetta e coltello. E niente, adesso mi metto a guardare un po' di televisione e poi dopo vado via. Andiamo? Vuoi andare via? Dove andiamo? Andiamo? Dov'è il guinzaglio? Dov'è il guinzaglio? Dov'è? Vai dal guinzaglio. Dov'è il guinzaglio? Come non lo sai? Guarda, non è lì il guinzaglio. Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? Cosa c'è lì? E no, se non ci vai non andiamo via. Frankie, si sbadiglierà davanti, Bello sei. Dov'è il guinzaglio? Andiamo? Andiamo? Dai! Te lo metto il guinzaglio. Ci vediamo dopo, raga. E adesso sono qua nel parco con Frankie. Adesso cerchiamo un bastone. Frankie!
a nascondersi là dietro. Così si pensa che non lo vedo, ma in realtà la coda che ha si vede. Si fa una corsetta qua nel parco. Ehi, Frankie, cosa fai lì? Guarda qua che bello. Che bello che è. Guardate. Sta facendo la pipì. E vabbè, è un cane, marchio il territorio. Adesso non c'è nessuno, per quello che lo tengo mollato, ma quando arriva qualcuno non lo faccio neanche venire qua. Guardate che bello. Lo stanno usando. Quando capisco cosa vuole fare, ne sarei un po' che... forse ho capito. No. Ma guardate che bello. Poi qua si sentono... Proprio c'è un'aria pulita, anche se comunque là c'è la strada. Proprio bello. Qua ci sono... Le panchine. Ce ne sono anche là. Dove ci stanno andando adesso Frankie? Cosa c'è? Adesso lui sì, il primo piano deve fare la pipì in tutti gli alberi. Quello... Frankie? Di chi è questo? È tuo? Di chi è? Come corri felice? Aspetta un attimo, invece di venirmi subito addosso, un secondo, che devo sistemarmi, ecco, così il quinto taglio. Vieni a prenderlo, prendilo, tanto non te lo do. Posso giocare? Vuoi giocare? E giochiamo allora. Tanto qua ce ne sono degli altri. E questo? E questo? Di chi è? Non vuoi questo? Frankie? Frankie? Vieni qua. Abbaiami sempre. Aia. Molla. Oh. Ah. E cosa c'è qua? E di chi è questo? Di chi è? Di chi è? Tuo? Non è tuo. Non è tuo. E allora? Non è tuo. Tengo io. Cioè quello là te. Facciamo uno per uno. E di lui dovrebbe essere un cane da riporto. Ma è un cane da ritengo. Non sei mica un retriever te. Retriever vuol dire riporto. Sto scherzando. Ovviamente è un golden retriever, ma è un po' più viziato rispetto a quello che... E questo di chi è? Lo vuoi? Frankie? Frankie? Questo? Ehi! Vieni qui. Allora ti vengo a fregare quello. Guarda com'è. Ti faccio un po' correre, ma ti vengo a fregare questo. Bravo che te non lo lasci prendere. È l'unico modo che ho per farlo un po' correre, che dovrebbe correre. Qua c'è qui. Ehi, vieni qua. Vieni qua. Corri. Vieni qua. Dov'è questo? Vai. Stai seguendo il bastone, eh. Corri.
Posso provare la Nintendo? Corri! Di chi è questo? Di chi è? È tuo? Dai! Vieni qua! Vieni qua! Wow! Dai che andiamo! Su, Frankie! Dai! Adesso sto andando a portare la calzetta a mia nipote. Frankie l'ho mollato a casa, che così beve perché è un po' stanco. E dopo, quando vado a casa, metterò un po' in ordine a casa. E niente, ci vediamo dopo. Ciao! Sono tornata a casa. Adesso sparecchio. Devo riregistrare il video di alta definizione perché mi è venuto un po' male. Mi guardo Maleficent, faccio un attimo un po' di lavorini e noi ci vediamo dopo. Le altre due cotolette, che vabbè sono cotte. Qua ho preparato la tavola e adesso ci becchiamo subito dopo perché voglio fare un attimo un discorso. Allora, voglio fare un attimo un discorso perché voglio farvi sottolineare l'incoerenza di questa persona. Stavo appunto assistendo a un pezzo di una live che è stata fatta oggi, in cui questa persona dice che noi facciamo parte di una setta. Lei in precedenza questo l'aveva detto, e però lei oggi minaccia una sua ex moderatrice di che se non sta buona fa sentire gli audio. Questa persona in passato aveva minacciato anche me di far sentire degli audio che non ha, perché non ho mai detto niente di male. Praticamente il comportamento che ha avuto lei sia nei confronti miei che nei confronti di quest'altra moderatrice mi pare più da setta. Cioè, minacciare una persona che se non sta zitta fai uscire degli audio. Quali audio? Partiamo dal presupposto che tu hai inscenato una chiamata dove hai fatto, ti sei messo d'accordo con delle tue moderatrici, non so bene chi sia quest'altra moderatrice, in cui quest'altra moderatrice si fingeva la mia vicina di casa, dicendo che non mi ricordo neanche che cosa. Innanzitutto la mia vicina di casa non usa YouTube, non sa che io sono su YouTube, punto primo. Punto secondo, tu come ti permetti di mettere sotto una tua live il profilo di mio padre e di mia sorella, il profilo Facebook di mio padre e di mia sorella, e poi adesso tu dici che tutte, che quello che stanno facendo nei tuoi confronti è bullismo? Cacchio, ma hai superato anche il record di Chiara D'Alessandro, perché sei stata l'unica persona che nel giro di 2 mesi ha litigato con 7-8 persone. Ma non ti fai una domanda perché tutti quanti si allontanano da te? Tu dici che il più pulito c'ha la rogna. Peccato che quella con la rogna non sei tu, perché tu non sei la più pulita. Tu sei quella più sporca di tutte. Ok? Quindi, ti dico una cosa io. Io non ti dico che farò uscire i tuoi audio se tu parli di me. Però ti dico che i tuoi audio dove tu minacci me e altre persone ce li ho ancora salvati nel telefono. Quindi fai poco la galletta a dire se tu non stai zitta io parlo o non parlo. Perché queste minacce qui sono le minacce che fanno i bambini all'asilo nido. E volevo dire un'altra cosa. Tu dici che non è giusto parlare di una persona in live perché questa persona, quando sei sotto questa live, è bannata. Non è giusto perché non si può difendere. E tu, quando eri in live, e io sono stata bannata subito da quando tu mi hai tolto la moderatrice sotto il tuo canale,
che io non potevo difendermi in questo caso perché ero bannata, e tu entravi in live e, mi davi, e nelle tue live mi davi della cretina, della bambina, della viziata, e io non mi potevo difendere. Però quando lo fai tu va bene, quando lo fanno gli altri no. Ma sai che te dico proprio? Ma vaffanculo, va, va a far ste minacce a qualcun altro, che sinceramente a 20 anni tengo più palle di te sotto, ok? Nel senso metaforico, non nel senso fisico. Amore, dopo forse facciamo una live.